Saverio Congedo oggi ha detto che la sua è una candidatura straordinaria, perché non solo una candidatura giovane, ma di uno dei ragazzi che si sono impegnati più in questi anni con Gioventù Nazionale. È un percorso politico che parte da lontano per noi, ci siamo costruiti da soli e siamo orgogliosi di questo. Riconosciamo ad Erio, e lo ringraziamo per questo, di averci dato una possibilità. Il giovanile, così come accadeva, anni addietro, ha chiesto e ottenuto, di avere all'interno della lista di Fratelli d'Italia una casella. Erio non sapeva, chi di noi si sarebbe candidato. E ha consentito, diciamo così, a scatola chiusa. Il nostro coordinamento cittadino di Gioventù Nazionale si è poi riunito e ha votato democraticamente una candidatura che oggi si spende per la lista di Fratelli d'Italia. Io penso che questo sia motivo d'orgoglio a livello locale ma anche nazionale per il partito, perché è l'unico partito che può vantare un giovanile attivo, un giovanile che riesce alla fine ad avere come frutto quello di una candidatura che si misura con i big della politica e lo fa con l'entusiasmo e con i contenuti che hanno accompagnato il percorso dei ragazzi all'interno del movimento. Bisogna cambiare molte cose a Lecce, diceva Congedo, questi 18 mesi sono tutti bocciati. Non entro nel merito della passata amministrazione e del passato governo. Io credo che siccome tanti chiedono a gran voce un cambiamento e vogliono un cambiamento, la prima regola dovrebbe essere quella di pensare a costruire qualcosa di nuovo e di proporsi con un programma nuovo e quindi di prendere una pagina bianca, una penna e di scrivere da zero dei programmi, senza cadere nel tranello della provocazione o del dibattito o della polemica o della critica a ciò che è stato. Bisogna guardare avanti e bisogna essere noi per primi gli artefici di questo cambiamento, essendo propositivi e mettendo sul tavolo i contenuti. Poi si può anche discutere della bontà o meno degli stessi. Per Diciamo con i valori, quelli per cui avete quello combattuto che ci sempre. riguarda, Ma anche sovranismo, è vero? In Europa. probabilmente su questa parola ci stanno giocando un po' in troppi. Il nocciolo della questione deve essere quello di rivendicare con forza che il popolo è sovrano, che chi va democraticamente a esprimere la propria preferenza in democrazia, e l'Italia è una repubblica parlamentare, ha il potere nelle sue mani, il potere è in quella penna. Quindi smettiamola di abusare del termine sovranismo per voler attaccare Certo. impropriamente e in maniera faziosa una corrente politica e un'ideologia. Sovranismo si intende ridare potere ai cittadini che con la penna democraticamente vogliono tornare a dire come vogliono l'Italia dal nord al sud. Ultima domanda, è una sfida molto difficile per un giovane e non sarebbe stato meglio una lista magari più vicina, sempre vicina a Erio Congedo? Sì, penso che l'abbiano fatto tante volte questa domanda, no? Perché un confronto con dei big di peso del centrodestra non è facile, no? Io sono nato politicamente in Gioventù Nazionale. Gioventù Nazionale è il giovanile di Fratelli d'Italia. La naturale candidatura per un ragazzo era all'interno di Fratelli d'Italia e quindi sono in Fratelli d'Italia. Se uno sceglie di candidarsi altrove è libero di farlo, però non è più di Fratelli d'Italia. Evidentemente, giustamente, una persona può cambiare orientamento, può rivedere le sue idee. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tutti i ragazzi che in questo simbolo, quello che porto indosso, si rivedono, il naturale collocamento altro non è che la lista di Fratelli d'Italia. Se poi la partita è difficile o meno è un altro paio di maniche, però pensare di dover scegliere un'altra lista solo in virtù del fatto che all'interno della stessa poi la partita può essere più comoda e agevole, penso che sia il presupposto più sbagliato per approcciarsi al mondo della politica. Il mondo della politica deve essere fatto di valori che ti spingono con passione tutti i giorni a spenderti, altrimenti non hai benzina per
per andare avanti, o forse quella che hai è probabilmente una benzina sbagliata che ti può portare su risultati sbagliati. Noi siamo destra sociale, la nostra collocazione è qua dentro e abbiamo una missione, quella di rivendicare la bellezza della destra, di rivendicare la bellezza del nostro partito e di convintamente portare Elio, che oltretutto non è solo il capo della coalizione, ma anche il segretario regionale del partito che rappresento, ad una vittoria al primo turno.